Allora, diciamo che dopo aver portato il nostro progetto di valorizzazione delle falesie un po' in tutte le regioni del sud Italia, una di quelle che ci mancavano era proprio la Calabria. Quindi abbiamo iniziato a cercare un po' di informazioni sia su internet, sia tra gli arrampicatori locali, sia sulle guide, per cercare di capire se c'era la possibilità di fare appunto una tappa del nostro progetto qui in Calabria. La vita camminata di una guaglia, quando cammini lume corri s'assottiglia, quando cammini lume corri s'assottiglia. Sicuramente Stilo ha una sua storia che è nata anni fa col Calabria Rock e poi è continuata grazie ai scalatori del posto e a scalatori che sono venuti durante gli anni a aggiungere vie e tutto. Questo penso che sia stato un tassello molto importante per l'arrampicata a Stilo. Quindi già un paio di anni fa siamo scesi io e Simone a Stilo perché appunto volevamo scalare un po' e vedere se c'era qualcosa di nuovo da chiodare. Quando siamo arrivati in falesia, subito il primo impatto è stato, ci ha quasi folgorato, questo pancione strapiombante alto 50 metri con tutte queste canne, concrezioni, tutti questi colori, siamo stati subito affascinati. Poi quando abbiamo iniziato a scalare abbiamo capito che non era proprio tutto così roseo quello che si vedeva. Soprattutto gli spit erano parecchio arrugginiti, alcune vie non erano mai state salite e quindi da lì abbiamo iniziato a pensare che forse valeva più la pena sistemare questo settore che neanche andare a cercare chissà cosa di nuovo, perché il potenziale era di qualità altissima. Allora, quando siamo arrivati abbiamo trovato la falesia molto molto sporca e con tutti i fix, come c'era già stato segnalato, in diciamo pessimo stato. E niente, il primo giorno abbiamo un attimino guardato le linee con Simone e Luca, abbiamo deciso un po' come suddividerci il lavoro. È venuto abbastanza spontaneo decidere un po' i settori, praticamente abbiamo deciso a testa di prendere e dividere la falesia in tre, un pezzo a sinistra, un pezzo centrale, un pezzo a destra. Ognuno ha preso il pezzo che ispirava un po' di più e da lì abbiamo montato le tre corde fondamentali per cominciare i lavori. Abbiamo controllato il lavoro che aveva fatto Rosario, che è stato sicuramente eccezionale. Aveva già individuato più o meno tutte le linee e noi sul suo lavoro siamo andati praticamente a sistemare i chiodi e poi li abbiamo cambiati praticamente tutti perché le piastrine erano tutte corrose, arrugginite. Abbiamo iniziato a calarci dalle soste, abbiamo guardato un po' i tiri, qualcuno l'abbiamo anche allungato perché magari non finiva in una posizione logica dove magari molli le mani o hai due prese buone. Allora, su questo tiro abbiamo pensato di abbassare quella che era la sosta originale in modo da creare una prima parte che sia abbastanza scalabile attorno all'8A. Dopodiché abbiamo praticamente alzato quella che era la sosta originale estendendo il tiro fino a quasi a 47 metri. Adesso qui un attimino ragionando con le prese che avevo per le mani, ho preso le misure e sono andato a trovare il posto ideale per mettere, ok, quello che è la nostra sosta nuova e moschettonarle in modo agevole. Alcuni sono diventati lunghissimi, tanto che avevano le corde da 60 metri e non riuscivamo più a tornare a terra. Il lavoro grosso è stato un attimino anche cercare di capire le linee corrette perché tanti fix erano posizionati in posti comodi da moschettonare. Ho deciso di abbassare questo spit perché qua sotto c'è un buco e qua è un passaggio molto duro di questo tiro e quindi conviene moschettonare dal buco sotto buono e poi fare tutta la sezione difficile
vedi da qua sotto, adesso ci si sistema e poi si parte per la sequenza. Diciamo che una delle maggiori difficoltà di questo apparecchio, oltre al fatto che strapiombava tanto e bisognava comunque sapersi muovere bene sulle corde, è stata un po' riuscire anche a posizionare gli ancoraggi diciamo nel punto corretto dove la roccia fosse solida. Purtroppo in tanti punti abbiamo forato più di una volta e anche se martellando suonava bene, ci trovavamo un po' la sorpresa del vuoto dietro. Tu foravi, la prima parte era dura e poi a un certo punto il trapano entrava vuoto, la punta sputava fuori fango e abbiamo dovuto un po' cercare i punti migliori, ecco. Praticamente qua la roccia suona bene, però poi per qualche motivo dentro filtra acqua e continua a girare fin quando si rompe ed esce. Un'altra cosa che abbiamo dovuto fare, purtroppo non facile, è stata la pulizia di alcuni grandi buchi che erano pieni di cespugli e pieni di terra. Purtroppo sono molto fangosi in questo momento, abbiamo cercato di pulirli il più possibile, ma finché non secca la terra la falesia rimarrà un po' coi buchi sporchi. Sola che se corca da sta campagna mi spacco la schiena sul tasto sole che spacca li pesci senza riposo io meno la zappa. Sia il viaggio che abbiamo fatto per venire a Stilo e la settimana di chiodatura, secondo me è stata un'esperienza anche unica sotto questo punto di vista. Anche tra di noi ci alzavamo al mattino presto, andavamo nella falesia tutto il giorno, ogni tanto c'erano queste battute tra una corda e l'altra quando eravamo su. Devo dire che si è instaurato un rapporto che è stato bellissimo e forse il gruppo serve proprio in questi momenti, no? Un passo indietro, un passo avanti, questo è il ballo di tutti qua. Tu vai ma musica, tu la taranta, tu vai ma musica, tu la taranta, e ma musica t'hanno fede. Vede che faremo sin neve, così neve, così neve, chi stella tarantula. Poi vabbè, oltre a richiodare le vie, abbiamo un po' sistemato la base, fatto qualche panchina, muretto, tagliato un po' l'erba, gli arbusti che c'erano. Abbiamo aggiunto altre linee sul settore sinistro in modo di rendere la falesia più omogenea come grado e credo che il lavoro sia stato fatto benissimo e il settore di Stilo sicuramente ha ripreso vita, ecco, come posto. Questo è un ballo popolare, tutti stai Sicuramente il lavoro che era stato fatto più di 10 anni fa è stato un lavoro mastodontico, perché penso che chiodare da zero uno strapiombo del genere sia veramente un lavoro molto lungo e molto faticoso, e quindi aver trovato già gli spit in loco è stato per noi comunque un vantaggio. Adesso ovviamente la falesia ha cambiato faccia,
le vie sono tutte percorribili dall'inizio alla fine in massima sicurezza. Abbiamo cercato di mettere gli ancoraggi nel posto migliore possibile, anche se la roccia non sempre te lo permette, e quindi adesso non resta che far conoscere la falesia e sperare che tanta gente venga a scalare in questo posto che sicuramente merita. In questi anni di falesie ne ho viste tante, ma un muro così impressionante difficilmente si può trovare in giro. Credo che i ragni hanno contribuito molto molto bene per rendere il posto con delle vie che probabilmente i ragazzi verranno a provare. Penso che sia un muro unico che meriti sicuramente una visita, e è un piacere, un divertimento, una gran scalata.